ragazzi, allora sto andando a scuola, sono di frettissima perché sono in ritardo e ho i capelli come una pazza, lo so. Ci sentiamo direttamente dopo con più calma. Buongiorno. In realtà il progetto l'ho dato stamattina in ascensore un po' frettolosamente, però vabbè, era un po' di corsa perché come al solito ero in ritardo per fare questo trucco blu. Comunque, stiamo andando a mangiare e stiamo andando perché il nostro amico qua non si fa riprendere. Salve. E va bene, superiamo la gente, aspetta. Gli ho bellamente ceduto la mia borsa, anzi si è presa la mia borsa, in realtà io non gliela volevo dare, però non ho più Ma una borsa. pesava. Sì, mi pesava, però non ti ho detto me la vai a portare. Va bene. Vabbè. Scialla. Andiamo da Lucky Dog. Ma anche no, non hai neanche un cane. Va bene, le cose per i gatti sono da Lucky Dog. Certo, ha senso, uno fa un negozio che si chiama Lucky Dog, ci sono le cose per i gatti, Sono va le cose bene. per animali. E allora Negozio per animali. chiamano chi pet, non chi dog. Va Queste bene. sono le cose sensate del nostro mondo, però vabbè, Perché chi pet? perché i pet sono gli animali domestici, Vabbè, perché mi perché faccio chi è un Lucky? cane. Vabbè, come ti pare, Lucky, come ti pare? Piccolo lui. Piccione! Voglio comparire nel mio vlog il piccione. Beh, Vabbè, ci sta, insomma. chi non Stiamo vorrebbe? andando adesso a mangiare in un posto che non conosco, quindi speriamo di uscire Porca viva e di non troia. morire avvelenata. Il tipo mi Bella stava fiducia. ammazzando. No, sono succe su, come si dice? Sì, come vuoi. Sufficientemente fiduciosa. Più che altro perché ho fame, per cui potrei mangiarmi anche boh, le cose che non mi piacciono, tipo i pesce, i frutti di mare. Vabbè. Comunque, tipo un pasto a buffet e che boh. Dove ci Vedremo stanno dando se. roba? Evviva! Vedremo se sarà abbastanza commestibile. Va bene, detto questo, ho fatto abbastanza la figura della deficiente. Non Visto c'è che qui a Via niente. Lepanto c'è il mondo. Non c'è niente. Va bene, dai, vado. Addio. Quanto zoomi. Vai. Tu, se vuoi, puoi anche non Vabbè, esserci. faccio Ormai ci sei. una rapida Vaccino, comparsa. vaccino. Ok, allora siamo tornati adesso. Siamo tornati, stiamo andando. Va bene. Si è uscendo da supermercato. Ok, allora siamo uscendo. Oh, non riesco a dirlo, niente, questa non va per me. Stiamo Esatto, però eravamo uscendo tagliata. dal supermercato, abbiamo comprato le cose per la torta. Non è una torta poi, continuo a dire torta, ma non è una torta la nostra. Vabbè, ci avrete. Faremo le ciambellette al latte fatte in casa. Il mio amico giallo zafferano può fare anche questa. E praticamente nulla, volevo vloggare anche nel supermercato, però boh, non ci ho pensato perché poi mi gaso, comincio a vedere tutte le cose, i biscotti, il camioncino! E nulla, quindi abbiamo comprato tutte le cose. E ora nulla, stiamo andando a casa del signore qua, dell'uomo, a cucinare. E nulla, capelli in faccia. Va bene, basta. Ci vediamo dopo. Ciao! Bella. Dunque, preparativi per dolci. Ah, faccio vedere gli ingredienti. Ok, ce lo devo fare. Allora, latte condensato, che sono come delle bustine di panna da caffè, tanto avanzano per qui proprio nel caffè con la panna, che è bellissimo. Questi. Ne abbiamo presi 20 perché servono 200 grammi. Poi, panna, Speriamo che i millilitri che siano siano 100 esattamente la stessa grammi. quantità, esatto. Poi c'è la panna, Vabbè, quello è tutto certo. poi cioccolato, cacao amaro, Quanto zucchero miele, serviva? 80 mi sembra, poi Non ci credo. uova, farina, che non sembra farina, adesso ti starò dietro, ok, farina, non morire, zucchero, che è lì, c'è anche qui, perché abbiamo comprato un po' troppo. No, in realtà pensavamo che non ci fosse, invece c'era. Poi la palla di pesce, anche chiamata gelatina in fogli, che ha un nome molto più umano di palla di pesce. Vanillina e basta. Ciotole, indispensabili ciotole. Decisamente. Io direi che cominciamo a cucinare, se no non cominceremo mai a fare questo dolce. Vi rendo partecipi del fatto che la colla di pesce fa veramente schifo.
cioè tipo vabbè, qui abbiamo messo il nostro latte condensato, abbiamo aperto tutti quei cosini maledetti, li abbiamo messi tutti qua, e che non, a me non sembra condensato, ma speriamo che venga bene, tanto deve stare in frigo un'ora, per cui diventerà condensata. Ora stiamo aspettando ancora che il timer scada, perché questa cosa si deve ammollare bene, poi dobbiamo metterla nella panna. E nulla, questo era un aggiornamento vario. È riavanzata una cosa di panna, se volete poi vi manderò se un volete nell'info box vi manda il link per l'asta. L'asta della panna. Esatto, potete contendervela. Perché la porta si è aperta magicamente? O non era chiusa? No, non era chiusa. E comunque potete contendervela a suon di spada. Che schifo! Vabbè, sembra tipo un pesce. Va bene, ciao. Salve, è un po' buio. Comunque, stiamo andando a raccattare le varie persone per la serata. Eldi purtroppo non potrà essere dei nostri, però stiamo andando a prendere Rico, che voi avete già visto, e poi andiamo a raggiungere Giorgio e Ale, che sono un po' famosi, diciamo. Enrico sì, l'hanno visto nei miei vlog due volte. È meglio. Due volte. È meglio di Alessandro e Giorgio. Enrico da solo gli ha detto. Mi sembra giusto. Cioè, vuoi mettere una talpa ad Alessandro e Giorgio? Assolutamente no. E quindi stiamo andando a prendere la metro. Il nostro dolce, ovvero le Kinder fette al latte, è venuto un po' una mezza cagata, però speriamo che stando nel freezer tutta la notte diventino un po' commestibili, il che è un pensiero abbastanza ottimista, però siamo ottimisti, almeno esatto. Sui dolci siamo ottimisti, e anche io, e quindi niente, era per non perdermi troppo nel vlog, perché tipo dopo la ripresa di una parte della ricetta non ho più ripreso niente, ci siamo un po' demoralizzati, soprattutto io, va bene. No, povero. E parte ciao, ciao. Bella per voi. E basta, ciao, bella. Addio. Beh, bella cosa lì stasera. Cosa è successo? Mamma mia, è andata davvero. Bella per voi. Dio, che faccia che c'ho. Buonasera. Voi fate finta che io non esista. Che cosa? Sai, ci sei mai passato? Una volta con l'otto mi sa, ci siamo arrivati allora, qua. Allora, aspetta. Dove? Sì? Siamo molto dopo. Non lo so. Sì, abbastanza dopo. Siamo abbastanza dopo. Non lo so. Io sto bloggando i nostri momenti di panico. Stiamo andando. Non so dove. È tipo zombiesca perché c'è la luce esattamente molto dietro. Molto zombiesca. Ora è buio, ora c'è il blackout. Aiuto. No, così mi spaventi tutte le scritte, però. Ma va là, che al massimo ti faccio. Ti faccio avere un aumento esponenziale delle scritte. Va bene. Basta. Abbiamo mangiato come dei. Non è vero, non ho mangiato neanche tanto. Ho mangiato un wrap vegetariano. Infatti. Però ho rubato a lui un sacco di patatine dalle fish and chips. Non si fa. Non è carino. Sì, c'è un pezzo di gente su questo ponte, quindi mi stanno guardando malissimo, ma chi se ne frega? Sì, cazzi. Se no i vlog vengono sempre un po' corti. Esatto, sì, da bene. Questo fa pure il fenomeno. Ma... Dai. Aspetta. Eccomi ragazzi. Allora, sono arrivata a casa adesso. È 1:20, penso. Piuttosto tardi, però per tornare da Trastevere ci vuole sempre un po' da casa mia. E nulla, io ho una faccia veramente distrutta, per cui sono abbastanza, insomma, sconvolta. Vado a struccarmi e mi metto il pigiama e vado a dormire perché sono veramente esausta. Grazie per aver passato con me questa giornata, spero che il vlog vi sia vi abbia divertito, insomma, vi sia piaciuto in qualche modo. E insomma, nonostante non sia stato proprio particolarissimo, però spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video.